Linda, dai, vieni, se no facciamo tardi. Allora, le posate. 1, 2, 3, 4. Queste le metto qua dentro? Sì, sì, certo. I piatti. Ok, e le c'entra carte. Tutto, c'entra tutto. Questa la metto qua? Tutto? Sì. Ah, perfetto. Dai, andiamo, se no davvero facciamo tardi. Buongiorno! Ciao! Possiamo venire? Certo! Perfetto! Pronte per il picnic? Certo, abbiamo portato un sacco di cose! Che bello! Okay. Molto, buono. Molto bene! Okay, ok, possiamo partire! Partenza! Oggi vi portiamo a fare un picnic in un posto in cui non siete mai stati. Ma davvero? Sì. Ma cioè, è nuovo? Ma è lontano? È vicino? Dove devo andare? Tranquilli, vi guidiamo noi, non c'è problema. E che cosa avete portato di buono? Vedo tante tante cosine. Tutta questa roba, abbiamo da mangiare insomma. Wow. Poi sarà anche una sorpresa, quindi ok, non quindi sbirciare. non guardo, ok, va bene. Guardiamo. Eccoci arrivati. Bello. Questa è la casa in campagna che abbiamo ereditato dal nostro nonno. Ah. E abbiamo fatto degli appartamenti che affittiamo qualche volta. Ma senti, ora apro il cancello ed entriamo, venite. Infatti deve arrivare un ragazzo anche che starà qui. Davvero? Una settimana. Ah, ok. Sì. Ma e noi dove stiamo allora adesso? Andiamo a fare un picnic. E qui dove lo facciamo? Sì, in quel tavolo. Bello. Molto bello, guardate. Stupendo. Il panorama è stupendo. Sì. Dopo ci dovete far fare un giro assolutamente, Certo. Questo terrazzo è sopra le case. Sotto ci sono gli appartamenti che affittiamo. Esattamente. Ah, ho capito. Bello, bellissimo. Cioè, c'è una vista stupenda. Wow. Allora, dobbiamo apparecchiare? Sì, esatto, possiamo apparecchiare. Qua abbiamo la tovaglia. Io prendo le sedie, ok? Va bene. Vieni, ti do una mano. Grazie. Perfetto, bravissimi. Ok. Buoni. Qua ci due. Sono i piatti. Oh, scusa. Biscotti. Bicchieri apposati. Perfetto. Poi qui abbiamo portato anche delle carte. In caso volessimo così, almeno giocare. Giochiamo. Sì, 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 sì. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. Tira anche un po' di vento. Ok. Sì, niente, avete già fatto, velocissimi. Prendete i bicchieri perché propongo di fare un brindisi. Ok. Uno per uno. Ok. Perfetto. Olè. Oh, perfetto. Grazie. Siete? La plastica non si batte, okay. Però mi raccomando, perché sennò porta sfortuna, quindi facciamo finta. Cin cin, cin. Oh. Scusate, ma è già tardi, Eva, deve arrivare quel ragazzo, dobbiamo muoverci. Perché? Che cosa dovete fare? Il ragazzo che è venuto per una settimana, dobbiamo preparare settimana. Gli appartamenti. Ah, ok, ok, ok. Ragazzi, esatto. Ci sono le carte? Ah, ok, perfetto. Se volete allora giocare un po', poi vi raggiungiamo. D'accordo, allora vi aspettiamo. Va bene. Sì. Uno normali? No, giochiamo a uno. Okay. Ma nemmeno riesce se no. Ok. E sappiamo già chi vince, vero? Io. Okay. Allora, forza. Sono pronto. Ci metteranno tanto secondo te? Non lo so, se devono pulire, devono sistemare, forse un po' sì. Linda, ce l'hai te le chiavi, vero? Sì, sì, ma tanto non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo sistemare un po' il divano. No. Spostarlo più a sinistra, no, poi no. Allora, il divano spostato a sinistra, no. Sì. Non... Certo, dove lo vuoi mettere, scusami? Adesso vediamo, ok? Però non era quello che avevo in mente. Allora, io partirei, come ho già detto, dal divano. Linda, attenta a quello che fai. Lo sposto solo qua. Poi lo sposto più in qua. Non penso sia il modo giusto. Allora, secondo me dobbiamo solo metterlo un po' più indietro e non spostarlo in là. Ma no, è meglio se lo sposto fin qua. Linda, lì c'è il camino, non possiamo spostarlo. Ma chi lo va a accendere il camino? Nessuno, quindi basta. Linda, ferma. Basta spostarlo, Linda, più in qua. Lascia, ti ho detto stare. Ti ho detto più in qua. Non Linda, ha senso spostarlo più indietro. Non possiamo, non possiamo, davvero, Linda. Sta arrivando questo cliente e non possiamo.
riesci a rivoluzionare tutto, ok? Fai come vuoi, ma io allora mi finisco. No, le poltrone lasciale stare. Lasciale Linda! Stare. Hai deciso tutto te! Basta! Linda, basta! No! Non fai tutto te, non è giusto! Smettila! Smettila! Fermi! Tutto bene? Che è successo? Eva vuole fare sempre di testa sua. No, stavamo mettendo a posto. Linda vuole spostare sempre tutto. Non è vero, volevo solo spostarlo un po' più là e lei ha cominciato ad urlare. Ok, ok. Allora, noi adesso ce ne dobbiamo andare. Davvero. Grazie per la merenda, Davvero, grazie mille. Grazie. Sì, mi dispiace per questa cosa, però. No, non vi preoccupate. Noi dobbiamo stare qui perché arriva questo cliente. Ok, non litigate, mi raccomando. No, va bene. Allora, ciao, ragazzi. Ci sentiamo, va bene? Certo. Alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi. Cosa stai facendo? Ancora? Basta. Questa la voglio lasciare qui. Una cosa la posso decidere? Dovrebbe arrivare a momenti. Senti il rumore della moto, forse è lui. C'hai ragione. Ma se fosse straniero? Come facciamo? Beh, sei inglese e parli tu. Ma come parlo io? Sì, tranquilla. Forse è lui, forse sta arrivando. Eccolo, è lui. Che avevi ti ragione. Detto. Fallo passare, dai. Sì. Salve. Buongiorno. Salve, ecco, apriamo il cancello, benvenuto. Andiamo, ti accompagniamo. Puoi scendere con la moto, se vuoi. Guardi, questo è il parco dove la può fare anche colazione durante la mattina. Esatto, e là c'è l'uliveto se vuole fare qualche passeggiata. Ora l'accompagniamo verso l'appartamento. Esatto. Bene, bel posto. Vero? Questa è la casa. Eccoci. Molto bella. Allora, questo è il salotto, il salone. Qua abbiamo la cucina. Ecco. Il tavolo e tutto l'occorrente. Ok, benissimo. Poi andando di là, qua c'è il bagno. E più in là la camera da letto. Ok, una bella grande. Perfetto. Posto. Oh, che caldo oggi. Tira un po' vento, però si sta bene. Senti, ma se stasera organizziamo qualcosa con le nostre amiche, magari una cena? Ci sta, pizza o sushi? Io sarei per pizza. Perfetto, allora vado a chiamare. Chiami tu? Sì. Perfetto. Buonasera. Sì, vorrei prenotare delle pizze per stasera. Aspetti un attimo, aspetti. Eva, vieni un attimo. Cosa? Ho visto passare qualcosa. Era tipo marrone, ma era una persona, non era un'ombra. Linda, ma sei sicura? Sì che sono sicura, è andata da lì e è andata là. Magari è il ragazzo che è andato a fare una passeggiata. Mi sembra strano a me perché non mi sembrava proprio. Oh, tranquilla, non ci pensare. Hai ordinato? No, devo richiamare perché mi sono distratta. Va bene. Buonasera, sì, vorrei prenotare delle pizze per stasera. La tovaglia la lasciamo. Sì, sì, tanto serve questa sera. Che cos'era? Ferma. Linda! Andiamo giù, veloce. Vieni, vieni, passa di qua, vieni da di qua. Veloce. Dove scendiamo? Salta. Linda, che cos'era? Non lo so, ho molta paura. Eva, Linda, che ci fa questa porta aperta? È rotta. Hanno scassato tutto. La maniglia. Dov'è la maniglia, Linda? Non c'è. Fai attenzione. Fai piano. Silenzio. No, sono entrati, Linda. Guarda. Guarda tutta la roba. È entrato qualcuno. Dei ladri. No. Linda. Andiamo a vedere se le altre stanze. Andiamo di qua, andiamo di qua. Stai, fai silenzio. Non me la ritrovo. Ok, qua per ora non c'è nemmeno una luce da posto. Aspetta. Linda, questa porta è... Oh mio Dio. Non c'è niente qua. Vieni, vieni di qua.
Posso è stato un caldo. Non. Linda. Linda, la porta. È rotta. Oh mio Dio. La porta è rotta, Linda. Guarda. È rotta. Sì, sì, hanno aperto questa porta e sono entrati i clienti. Linda. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non ci credo. No. Non può essere morto. È entrato qualcuno. Ma com'è possibile? Siamo stati via letteralmente. Linda, Linda è vivo e Linda si muove. Meno male. Dobbiamo chiamare l'ambulanza e la polizia subito. Li chiamo io. Chiama anche lei o Tommy. Ci potrebbero dare una mano. Sì, va bene. Scusi, ambulanza. Sì, c'è un ferito. Sono entrati dei ladri. Sì, venite.